Qui per esempio vedete Lisa da piccola che sta prendendo la sua prima lezione di immersione. Siamo circondati dal mare. Alle mie spalle c'è la British School, questa è una delle scuole preferite dagli italiani. Molti amici del canale mi hanno scritto per sapere com'è la vita a Sharm per i bambini ed io, essendo un padre di una bimba di 10 anni, vorrei dirvi un po' la mia opinione, farvi vedere le scuole, quali sono i centri sportivi e quali sono gli aspetti migliori e quelli peggiori di vivere a Sharm con dei bambini. La prima cosa che vi devo dire è che qui è fantastico se volete fare dei vostri figli dei cittadini del mondo ed imparargli le lingue. Qua dietro ci sono dei bambini che giocano, figli di italiani, russi, ucraini, giapponesi. Abbiamo a Sharm gente che viene da tutto il mondo perché è uno dei posti più belli del globo. Una conseguenza di quella è che i bambini parlano un sacco di lingue. Qua il ragazzino più stupido parla tre lingue. Uno che parla la lingua proprio non lo guardano in faccia. C'è il ragazzino che ti parla in arabo, in russo, in italiano, in inglese, tipo Lisa che sta tenendo la telecamera. Questa parla quattro lingue. Cioè, ma come fa? Quanti anni c'hai? 10. Quattro lingue, ma non è solo lei, poi ci sono altri ragazzini, vi posso far vedere perché magari sennò qualcuno si offende. Parlano tutti 3.000 lingue. Alex, figlio di una russa e di un egiziano, parla. How many languages you speak, Alex? You speak Arabic, English? Vabbè, il tedesco non lo parla, sostanzialmente, ma parla tre lingue molto bene: l'arabo, l'egiziano e l'inglese. Tu come stai a Sharm, Lisa? Ti piace? Sì, mi piace tanto, è molto bello. Ma lo stai dicendo solo perché se mia figlia c'è il nostro canale o veramente ti piace vivere a Sharm? Veramente. E cos'è che ti piace di più di vivere qua? Che è sempre caldo e si può nuotare nella piscina e nel mare. È vero, si può nuotare al mare, si può praticare sport all'aria aperta, è molto facile, ci sono tantissimi centri sportivi. Tra poco vi farò vedere le scuole, che sono certamente uno degli aspetti più importanti per la vita di un bambino, ma prima di tutto vorrei dire che secondo me il motivo principale per cui Sharm è ideale per i bambini è l'ambiente, l'aria pulita, il mare, appunto, come diceva Lisa, e la facilità con cui si possono praticare sport. Qui per esempio vedete Lisa da piccola che sta prendendo la sua prima lezione di immersione. Siamo circondati dal mare, ci sono ovunque centri di immersione, diving, e non è raro trovare bambini a 12 anni che già sono dei master. Svolgere un'attività all'aria aperto, al mare, pensate quanto sia salutare per i bambini ed inoltre saper apprezzare il mondo e la fauna marina. Ma a Sharm non c'è solo diving, non ci sono solo immersioni, si possono fare tantissimi altri sport. E Sharm è una città di sport, qua è facilissimo praticare sport e i corsi costano poco. Ed oltre a questo puoi spostarti da un punto all'altro molto facilmente. Se a Roma devi stare 30 minuti nel traffico per andare e tornare alla classe di tennis di tuo figlio, qua ci metti 5 minuti perché c'è poco traffico, o ancora meglio, ci sono molti centri sportivi dappertutto ravvicinati. Potrebbe stupirvi, visto che siamo in mezzo al deserto, ma uno degli sport più praticati a Sharm è il pattinaggio sul ghiaccio. Andatevi a vedere il video sul SOHO che ho fatto su questo canale, c'è un bellissimo pista da ghiaccio e lì c'è una ragazza russa che era un ex atleta professionista che tiene lezioni. Ci sono bambini di tutte le nazionalità e sono bravissimi. Sempre al SOHO poi c'è uno dei centri tennis più importanti non solo dell'Egitto ma di tutto il Medio Oriente. Vi si tengono tornei con atleti professionisti e ci sono maestri qualificati, campi fenomenali. Poi ci sono centri sportivi comunali come questo che sono giganteschi. Adesso purtroppo non ci si può entrare per via della situazione del virus, ma qui ci sono campi da basketball con le tribune intorno, campi da squash, tennis, corsi di calcio, classi di ginnastica, di judo, di tutto e di più. Adesso sono davanti alla porta di una delle moltissime scuole di ballo, di danza, hip hop che ci sono qui a Sharm. Ce ne sono moltissime dirette da russe, da inglesi, anche da una ragazza italiana, moltissime classi di danza. Alle mie spalle c'è la British School, questa è una delle scuole preferite dagli italiani, dagli europei che vivono a Sharm per i propri figli. Il primo motivo è che è affiliata col British Council, quindi a fine anno ci sono degli esami e il certificato che danno a fine anno ai bambini è valido in Europa. Molti genitori che vivono qui magari vogliono poi tornare in Europa dopo qualche anno con i propri figli e qui sanno che questa scuola è riconosciuta dal sistema europeo.
La maggior parte degli insegnanti sono inglesi, la scuola è pulitissima, questa è una probabilmente delle migliori. Adesso purtroppo non possiamo entrare perché, vista la situazione globale, la scuola è chiusa, mia figlia è iscritta a questa scuola e sta facendo delle classi online. Comunque vi assicuro che dentro l'edificio è pulitissimo, siamo in un punto, in uno dei punti più belli di Sharm. Là sotto praticamente c'è Nama Bay, infatti dall'interno della scuola c'è una vista sul mare, c'è una specie di parco giochi all'interno della scuola, un'area ricreazione, si vede il mare. Quello è il Stella di Mare, uno degli alberghi più lussuosi di Sharm. Qui alla British School c'è anche un asilo per chi ha bimbi più piccoli. Adesso sono davanti alla scuola francese, è un'ottima scuola, ci sono studenti da tutto il mondo. Qui ovviamente la lingua principale è francese e anche questa scuola è parificata con l'ambasciata francese, quindi il certificato di fine anno è valido in tutta Europa, è riconosciuto. Vorrei farvi notare come dall'altro lato della scuola francese c'è immediatamente un grandissimo centro sportivo con campi da calcio dove i bambini possono giocare. A Sharm c'è anche una scuola russa, molti di quelli che guardano questo canale sono sposati con ragazze provenienti dall'est Europa e probabilmente sapete che qui a Sharm c'è una grande base di famiglie, di donne russe che si sono sposate con italiani, con egiziani, e molti di loro mandano i propri bambini qui alla scuola russa. Ora, a livello di edificio, di bellezza dell'ambiente, non ha nulla a che fare con altre scuole, ma a livello didattico, quindi i maestri, come insegnano, le nozioni proprio di scuola pura, è forse una delle migliori, se non la migliore. Quelle che abbiamo visto adesso sono le tre principali scuole dove gli europei iscrivono i propri figli a Sharm. Poi ce ne sono altre, statali, egiziane, c'è una scuola americana, c'è addirittura un'università che è in fase di costruzione, dovrebbe finire fra poco, è stata sovvenzionata dai sauditi. Ci saranno facoltà che si occupano del settore del turismo principalmente, e se andate al Cairo ci sono un'infinità di scuole straniere, inglesi, americane, ce ne sono moltissime. Ma quali sono migliori, le scuole italiane o quelle che puoi trovare in Egitto? Secondo me per certi aspetti, come le lingue straniere, sono migliori qua, mentre se invece parliamo di temi umanistici, l'arte, storia dell'arte, piuttosto che greco o latino, sicuramente in Italia le scuole sono più avanzate. Ma è sicuro per i bambini vivere a Sharm? Allora, domande così delicate, io non voglio dare una risposta generale perché non esiste, ma vi dico la mia esperienza. Grazie a Dio fino adesso non abbiamo mai avuto problemi, viviamo nel complesso residenziale di Dier el-Rabwa dove c'è una sicurezza, i bambini giocano liberamente, vanno in giro. Guardate, sono forse più tranquillo che se andasse in giro in un parco a Roma, con purtroppo alcune situazioni che sono poche carine nei parchi italiani, come sapete. Qui va in giro tranquillamente con le sue amiche. T'ha mai rotto le scatole qualcuno? No. Dimmi la verità. Vero? Guarda che vado lì e faccio... Come ti trovi tu quando vai in giro qua, per esempio, dove viviamo? Ti senti tranquilla? Dimmi un po' com'è. È molto tranquillo e tutte le persone sono molto gentili. Lisa, ascolta, adesso voglio parlare un po' delle cose meno buone magari a Sharm. Secondo me una cosa che manca sicuramente è il livello di vita culturale che puoi avere in Italia. Non ci sono i teatri, le librerie che c'è in Italia. A te cos'è che piace meno di Sharm? Cioè, cos'è che ti manca per esempio di Roma o di Mosca? Che non ci stanno parchi, non ci stanno teatri, che non ci sta pioggia. Vorresti la pioggia ogni tanto? Sì. Ci mancano le castagne, ci manca la pioggia, ci mancano i teatri, ci manca il prosciutto, ma per il resto i ragazzini stanno bene a Sharm. Sì, molto. Ciao raga, alla prossima.